Ciao a tutti, ci troviamo in questo momento a Milano Centrale e sta per arrivare il treno che ci porterà nel nostro posto di vacanza, posto segreto. Vediamo cosa c'è. Facciamo l'unboxing di un succo. Bella! Ci hanno portato la merenda. Questo molto una bello. Mascherina. Una mascherina. Un vabbè, tenetelo dentro, non è come la io. Vai, po'. Non mi fa vedere che sei. Non ha senso. Siamo sul secondo treno verso. Non se ne frega! Siamo qui in agito di Sperlonga, è stato gelato perché fa molto caldo oggi. Primo giorno, stiamo un po' esplorando la città. Gli altri tre sono andati a fare la spesa e quindi noi siamo qua. E niente, un bel paesaggio. Avvertenza, c'è un sole che spacca le pietre. Ma no, era caldissimo. Già. Era fa caldissimo. Abbiamo preso il pedalò! Perfetto, allora adesso andiamo a fare una fantastica passeggiata. Siamo molto felici, vi facciamo vedere dove vogliamo arrivare. Il nostro obiettivo è quel cucuzzolo là e mangiamo lassù in cima e niente. Adesso andiamo, quindi ciao! Stiamo per fare una cazzata. Sì. No, l'avete chiuso! Benvenuti! Gli alberi là, poi ci fermiamo un attimino e poi continuiamo. Ciao. Andiamo, si muore di caldo. Let's go. Guarda sti tre sfaticati. Fermano
qua mentre noi andiamo lassù in cima a divertirci. Divertirci, vabbè, è un po' complicato. Siamo qua belli in alto in realtà. E siamo per approcciare la parte probabilmente più difficile dalla salita. Però sicuramente Cristo! Mamma mia, lo zaino stava. Stava per cadere lo zaino. Vabbè, non era mortale alla fine, però non avevo voglia di discendere e di rifarmi tutto. Allora, nonostante la diffidenza degli altri tre sfaticati, siamo arrivati in realtà sufficientemente facilmente in cima. Sì, sì. Ora ci stiamo gustando i nostri fantastici panini. E lui delle tipo bruschette venute malissimo. No. Ora che siamo qua e abbiamo conquistato il mondo, che cosa ne pensi? Ne è valsa la pena. Sì, sì, ne è valsa la pena. Cioè, giornata delle camminate pianificata da tempo. Sono andata in piscina. Ma se ti pare andare in piscina, che... è davvero figo. E dietro di noi c'è lo Sperlongus. È proprio. No, cioè l'incendio che c'era ieri era proprio già, qua. Allora, ora lo inquadro. Caldo però qua, si sente che c'è. Si sente? Cioè si sente tanto? Praticamente. No, ma è caldo proprio lui pure? Sì. Ma che bella la cenere, guarda che bella. Oddio! Guarda che sì, che sì. No. Non so se rendo l'idea, ma... Allora, stiamo per entrare in una pozza, ma è una pozza fredda. No. Molto fredda. Bellissima. Vediamo se è veramente fredda. Vai Davide. Prima Davide. Abbassa. Faccio la faccia, facci vedere la faccia. Com'è? È calda? Guarda Davide. Faccia, facci vedere la faccia, non la vediamo. Ulala, Nick, vieni pure te. Passa a te. Devo dire, davvero parecchio fredda, non è calda. È finita Donovan che è anziano. Guarda Donovan l'anziano. Bloccati. L'ultimo superstite nell'acqua fredda. Dove si butta? Dai, Donovan, buttati. Buttalo. Bastardo. Che scarso! In questo momento lui è in modalità zen, è lì da 5 minuti. Dai, metti giù. Dritti. Ah, caldissima. Ora è davvero più calda di prima. Anche un Nick fa l'esperienza dell'acqua gelida. Un bel tuffo Nick, no? No, non posso. Che cosa ne pensi? Che male. Fa male sta. Quest'acqua. Stiamo andando all'escursione delle grotte. E c'è la parte tutta per noi. Ok. Siamo arrivati a Via Giorgio. Nella grotta azzurra di Sperlonga, se trovate una calza nera datela lì.
Allora, siamo nel borghetto di Sperlonga, la parte sopra, non quella sul mare, e stiamo girando un po' le stradine per cercare un posticino dove mangiare, quindi ora cerchiamo. Continuiamo a cercare il cibo perché non stiamo trovando un ristorante che ci soddisfa. Poi c'è Nick senza il vaccino che ci complica le cose, però niente. Sì, allora stiamo andando a prendere il bus che ci porterà a Terracina, da cui prenderemo il traghetto per andare a Ponza, all'isola di Ponza. Ok, stiamo raggiungendo la stazione di Fondi Sperlonga per raggiungere Roma. Sarà una giornata strepitosa e divertentissima. Signori, questo è l'altare della patria. Questa informazione la sa solamente perché è arrivata una signora. Balluc. Siamo a Roma e questo non so cosa sia. L'altare della patria. Grazie. Che figuraccia. C'è scritto. Siamo a Tonnarello in un ristorante che fa la carbonara più buona di Roma. La teoricamente. E verificheremo se questa affermazione è valida. Ma dire cosa è successo? Un po' di crema. Grazie. Arrivato il cibo, c'è cioè la mia cacio e pepe e le 5 carbonare. Cacio e pepe e carbonara. Molto buona. Com'è la carbonara? Si sente il pepe? Beh, avanti, lì che fa schifo. Sempre. È buona. È carbonara. Ma è carbonara buona. Stiamo per entrare nella città del Vaticano.
Bene, abbiamo appena visto il Vaticano, sempre bello. E adesso stiamo prendendo la metropolitana per raggiungere il Colosseo. Abbiamo preso 6 tiramisù provando tutti e 5 diversi gusti e quindi ora facciamo la degustazione. Ma diversi. Ma perché? Vabbè, tanto è normale. È molto buono, non è il classico, ma è molto buono. No, Riccardo, hai fallito, mi sa che è troppo alta. You failed! No? Bene, allora, dopo una serata di lunghe camminate, ci siamo fermati al KFC. E dopo dietro di noi abbiamo la stazione, quindi appena ci tocca ci alziamo e muriamo. Stiamo andando in spiaggia ed è una quasi le 2 e stiamo fino alla mattina, così vediamo l'alba e niente. Ah, c'è, no, non fare che scende, vai, vai, corre, corre. Dai, ti prego, non fare che scende. Dai, che cosa sono più da. Non lasciargliele. Non glieli puoi appioppare. Non glieli puoi appioppare. Excuse me. Che scende. Iscrivetevi. Allora, queste erano le nostre fantastiche vacanze 2021 a Sperlonga, grande città particolare, molto particolare. Lasciate like, iscrivetevi, commentate. Oh!